Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato di esporvi, spero in maniera non troppo noiosa, quello che è diciamo, il concetto di salute legata al consumo di acqua. Allora, ovviamente partirei da questo piccolo concetto. Che il fabbisogno giornaliero di acqua è assolutamente una condizione necessaria per vivere e soprattutto per vivere in maniera sana. Io ho una domanda che faccio spesso quando incontro una platea interessata all'argomento è: quanti di voi consumano acqua minerale in bottiglia? Nessuno? Quanti di voi consumano acqua minerale in bottiglia, soprattutto in bottiglie di plastica, perché poi c'è il tempo? Ogni tanto, va bene. Soprattutto quando siamo fuori casa e siamo costretti. Allora, sappiamo tutti che siamo fatti per il 60% di acqua e che abbiamo bisogno di introdurre almeno 2 litri di acqua al giorno. Quindi il problema è quale acqua beviamo o quale acqua mangiamo. Adesso, il concetto di mangiare acqua è un po' strano, non si mangia, però è contenuta in tanti cibi, soprattutto in frutta e verdura, quindi in realtà conta anche quella. Però cosa ci può essere di nocivo nell'acqua che beviamo? Tanto, di tutto e di più. Allora, gli inquinanti principali, cos'è l'inquinante? Sono tutte le sostanze che alterano l'ecosistema, non c'è bisogno che lo dica io. Però abbiamo dei macro inquinanti, quelli grossi, ben visibili, ben tangibili, e poi ci sono i microinquinanti, che sono quelli che ci prendono in contropiede. Perché nell'inquinamento delle acque non c'entra solo quanto è inquinata l'acqua, ma quanto è inquinato l'ambiente in cui l'acqua circola o con cui abbiamo a che fare. Perché la domanda sulle acque minerali, soprattutto in plastica, finché sono in vetro, ci saltiamo ancora in corna. Perché quando noi consumiamo dell'acqua minerale in plastica, la prima domanda che dovremmo porci è: uno, da dove viene? Due, ma le bottiglie di plastica dove sono state conservate? Al buio in cantina al fresco o al sole, come spesso capita se vi fate un giro durante l'estate nei vari camion con l'acqua bella esposta, eccetera? E quindi alla fine dici: ma ho bevuto acqua, ho bevuto anche qualcos'altro? Purtroppo ho bevuto anche qualcos'altro. Perché per esempio in quell'acqua che andiamo a bere con le bottiglie di plastica conservate al sole per un bel po' di giorni abbiamo dei prodotti di degradazione della plastica stessa, quindi andiamo a bere delle microplastiche, le vediamo poi verso la fine. Comunque gli effetti sulla salute dell'inquinamento possono essere acuti, che sono quelli a breve termine, che sono legati soprattutto a quanto aumentano gli inquinanti nell'esposizione giornaliera, e possono essere cronici con effetti a lungo termine. Ora, purtroppo, vi anticipo già che la maggior parte degli inquinanti che troviamo nell'acqua sono a lungo termine, perché gli unici effetti acuti che possiamo avere sono quelli da contaminanti microbiologici. Allora, è importante sapere in che condizioni sono le nostre acque. Pensate che il 43% dei fiumi e il 20% dei laghi raggiungono l'obiettivo di qualità per stato ecologico, mentre per stato chimico invece il 75% dei fiumi e il 48% dei laghi. Dobbiamo essere soddisfatti? Assolutamente no. Perché? Pensate, quasi il 24% di tutti i punti che sono stati monitorati ha concentrazioni superiori ai limiti di qualità ambientali. Nelle acque sotterranee l'8,6%. Inoltre c'è una grossa differenza tra regione e regione. Quindi, torno alla domanda di prima: quando bevo dell'acqua minerale contenuta nelle bottiglie di plastica, eccetera, eccetera, da dove arriva? Punto. Nelle acque superficiali, un inquinante micidiale, il glifosato, di cui penso abbiate già sentito parlare spesso. Nel biennio precedente,
precedente al 2016 erano studiate soltanto per standard di sicurezza, venivano monitorate soltanto le acque della Lombardia. Poi per fortuna ci si è mosso un pochettino su scala più nazionale e si è cercato insomma di monitorare per standard di qualità il maggior numero di siti possibili. Allora, secondo i dati dell'ultimo rapporto ISPRA, che sono relativi per il biennio 2015-2016, aveva tra i vari obiettivi quello di avere notizie rispetto ad eventuali effetti negativi o meno dei vari contaminanti, sono stati trovati tra i vari inquinanti la atrazina, il glifosato e vari pesticidi. La maggiore presenza, purtroppo, dove si trova? Nella pianura padano-veneta. Se qualcuno di voi ha visto il TG1 ieri sera, si è appena parlato di una catastrofe proprio ambientale in Veneto che sta assumendo proporzioni pazzesche. Però bisogna dire che i punti di monitoraggio per la maggior parte, per più del 50%, sono nel nord Italia. Per esempio nella Calabria e in altre regioni meridionali la copertura del monitoraggio è abbastanza limitata, quindi sulle acque provenienti da quelle regioni sappiamo purtroppo ancora poco e speriamo che si riesca un pochettino a avviare al discorso. Comunque, dicevamo, nelle acque sotterranee invece è l'8,3% del totale che ha una concentrazione di pesticidi o di inquinanti superiori ai limiti. Allora, in generale, comunque, nei 1554 punti di monitoraggio delle acque superficiali sono stati trovati pesticidi nel 67%. Quindi c'è ben poco da stare allegri. Di questi pesticidi, la maggior parte sono erbicidi, quindi sostanze utilizzate in agricoltura. Allora, guardate, in Friuli Venezia Giulia, nella provincia di Bolzano, in Piemonte e in Veneto, questa roba qui arriva quasi all'80%. In ogni caso, per farla breve, sono quasi 400 le sostanze inquinanti riscontrate nel nord Italia, in particolare nella pianura padano-veneta, o padano-veneta-settentrionale. Cosa fanno i pesticidi? Allora, i pesticidi vengono usati, come sapete, in agricoltura, possono penetrare nelle falde acquifere, possono anche riscontrarsi attraverso l'aria, però una volta penetrati nelle falde acquifere vanno a finire in tutta la catena alimentare, quindi non solo nelle acque. Nelle acque riescono ad avere una concentrazione, diciamo, immediata. Sappiamo che i pesticidi sono dei prodotti chimici che vengono usati per la distruzione di animali nocivi o contro le infezioni fungine o degli infestanti delle piante. Però quello che viene dagli ultimi studi è che ogni anno per avvelenamento di pesticidi morirebbero circa 200.000 persone. Una fantastica conclusione. E nel marzo del 2017 un rapporto dell'ONU ha sfatato il mito per cui i pesticidi sarebbero sempre necessari. Allora, la classificazione ve la risparmio, però fondamentalmente l'effetto principale di alcuni pesticidi è che funzionano o come neurotossine oppure sono analoghi a degli ormoni vegetali. Quindi cosa vanno a fare? Una volta ingeriti vanno ad alterare dei processi metabolici normali e alcuni addirittura bloccano l'attivazione della vitamina K, che è una sostanza fondamentale per la coagulazione. Io ho avuto il caso di un mio paziente che faceva le dosi regolari di Coumadin, che è un anticoagulante, e che aveva delle oscillazioni enormi, passava da 2 a 3 a 7
una settimana dopo, senza aver variato l'alimentazione, senza aver variato il metabolismo ibotalamico. Poi avevamo scoperto che aveva un particolare tipo di acqua che era proprio contaminata da buone tracce di glifosato, che è una cosa pazzesca. A questo punto ci chiediamo se i pesticidi ci circondano, e purtroppo sì. Purtroppo sì, e soprattutto pensando che ci sono state delle case farmaceutiche, di cui non faccio il nome, una di queste è stata condannata perché aveva acquistato la Monsanto, che sappiamo non c'era. Comunque, cosa fanno i pesticidi allora? Fondamentalmente danno disfunzioni a quasi la maggior parte degli organi, ma al di là dei sistemi endocrino, nervoso, eccetera, sembrano essere responsabili anche della, non proprio della malattia di Parkinson, ma dei parkinsonismi, cioè di malattie che al Parkinson somigliano, e anche dell'Alzheimer, nonché della sclerosi laterale amiotrofica, dell'autismo e di alcuni tipi di diabete. Ora, le formulazioni commerciali che sono prodotte in Italia per uso agricolo sono circa un migliaio, però molti sono presenti anche l'uso domestico, per concimi delle piante domestiche, oppure per uso veterinario. Praticamente sono più di 350 molecole attive. Ora, il problema invece principale è che i pesticidi hanno, diciamo, per i pesticidi siamo anche sottoposti ad una esposizione cronica. Che ovviamente finché non si fa una bonifica o un divieto d'uso di queste sostanze, continueremo ad assumerle. E non le assumiamo purtroppo solo tramite l'acqua, ma anche tramite l'aria o altri alimenti contaminati da queste sostanze. Pensate che tracce abbastanza rilevanti di glifosato, per esempio, sono state trovate nel latte materno. Ora, questo cosa comporti, soprattutto a livello di generazioni future, è abbastanza chiaro, perché se vado ad alterare il sistema immunitario, il sistema nervoso, ci sono parte di queste sostanze che vanno anche a entrare nelle cellule germinali, quindi spermatozoi e ovuli. E le conseguenze non le paghiamo noi, le pagheranno i nostri figli e soprattutto i nostri nipoti. Famoso discorso, la generazione futura siamo noi. Ecco, questo è per esempio quello che succede, no? L'esposizione protratta, per esempio durante tutto il corso dello sviluppo prenatale e postnatale, fa sì che la contaminazione avvenga già a livello embrionale, poi a livello fetale e quindi anche dopo. Questa è la risposta perché è abbastanza complessa, però fondamentalmente dice che alcuni grossi danni sono a livello dei mitocondri, cioè delle sostanze che si occupano della respirazione cellulare e che fanno aumentare lo stesso tipo della cellula, quindi prima causa di tumore o quantomeno di alterazione della respirazione a livello dei tessuti. Questo ve l'ho già detto, proprio perché entrano nelle cellule germinali. Dove sono? Allora, cosa ci dice l'ISPRA nel 2016? Che la contaminazione da pesticidi è abbastanza ampia. E 224 sostanze diverse, con un numero ben più elevato degli anni precedenti, è stata riscontrata nelle acque italiane. In un unico campo addirittura sono state riscontrate 36 sostanze, non c'è da stare veramente attenti. La sostanza più ritrovata è il glifosato e il suo metabolita, che si chiama AMPA, che è stata ricercata soprattutto in Lombardia ed è stato riscontrato in un percentuale anche superiore a 1 microgrammo litro. Quali sono i limiti di legge? I limiti di legge vengono riferiti a una persona adulta media di 70 kg e non tiene conto di dosi minimali. Soprattutto non si tiene conto della diversa suscettibilità che può dare
l'esposizione a pesticidi, perché oltre al fattore ambientale in sé c'è anche il fattore genetico, lo stato nutrizionale e le abitudini personali. Praticamente c'è un effetto cocktail della contaminazione stessa. Ma soprattutto, solo ultimamente è stato valutato come i pesticidi abbiano un effetto quali interferenti endocrini. Cosa vuol dire essere interferente endocrino? Vuol dire che vanno ad interferire su quelle che sono le nostre attività ormonali. Non per niente sono in aumento i casi di sterilità, non per niente sono in aumento i casi di tumori legati alla sfera trasmissibile per via sessuale. E nonostante migliaia di lavori scientifici che ormai dimostrano come l'esposizione ai pesticidi faccia aumentare in maniera significativamente importante il rischio di patologie croniche degenerative, appunto tanto diabete o malattie respiratorie, purtroppo c'è sempre una resistenza perché le varie industrie, si sa, guardano il profitto, eccetera. Allora, gli interferenti endocrini, quindi il glifosato per esempio, vengono definiti come una sostanza esogena, quindi estranea, oppure una miscela di sostanze che alterano la funzionalità del sistema endocrino, quindi dei nostri ormoni. E anche qui, dicevamo, c'è un'interferenza sulle cellule germinali. Buona parte di pesticidi importanti sono gli insetticidi, i clorurati e tutte queste altre sostanze che vedete elencate, soprattutto la trazina. In più, una delle grosse scoperte che è stata fatta di recente è stata, nel 2017, è stata che buona parte degli effetti provocati dai pesticidi nell'acqua vengono a essere anche mediati dalla flora batterica intestinale. Non per niente sono aumentati per esempio dei grossi casi di gastroenterite o di enterocolite tossica di cui non si sapeva nulla fino a qualche anno fa. Delle malattie broncopolmonari fondamentalmente sono aumentate tutte le malattie di tipo restrittivo, cioè quelle che riducono l'espansione polmonare, e queste sono state soprattutto legate all'uso di DDT o di alcuni particolari erbicidi, di cui appunto il glifosato è già nominato prima. Mentre invece il modo in cui provochino il cancro è che vanno ad alterare la struttura principale del DNA, soprattutto formando o delle frammentazioni, quindi rompendo la catena del DNA, oppure facendo un legame con la catena stessa, per cui nel momento in cui le cellule vanno a duplicarsi provocano delle alterazioni. Questa roba qui non è di poco conto, perché a parte gli effetti acuti sono proprio le cause degli effetti che vanno a verificarsi sulle generazioni future, perché un'alterazione magari immediata del DNA non da sviluppi a livello dell'organismo colpito, ma nel momento in cui va a colpire le cellule uovo o gli spermatozoi, questa alterazione del DNA col passare del tempo va a trasmettersi alle generazioni future, per cui fra una o due generazioni aspettiamoci un aumento abbastanza importante del cancro indotto da contaminanti delle acque. Farmaci. C'era stato un bellissimo articolo di circa un annetto fa in cui era stato riscontrato, per esempio, nelle acque torinesi una concentrazione abbastanza importante di cocaina. Il che è tutto dire. E non solo per farmaci, ma pensate anche a sostanze per la cura della persona. Molte di queste sostanze sono assolutamente da industrie non naturali. Clima, ambiente, tutto va a interferire, va tutto a interferire anche sull'acqua, perché soprattutto se non viene fatta una bonifica necessaria delle condotte idriche, proprio perché si pensa all'acqua non come un bene comune, come è stato detto prima, ma come una merce, il tutto va un pochettino a ramengo e
ci ritroviamo con emissione anche di metalli dal disfacimento delle condotte idriche stesse. Però, quali sono praticamente alcune piccole strategie che noi, nel nostro piccolo, possiamo innanzitutto fare? Uno, non bere acqua in bottiglia, ma scegliere quella del rubinetto. E qui spezziamo la lancia a favore della provincia di Torino, perché nella provincia di Torino l'acqua del rubinetto è abbastanza controllata. Per non dire che è controllata bene. Non usate antibiotici, perché gli antibiotici, se non sono indispensabili, vengono a riversarsi anche a queste. Microplastiche, e qui ci sarebbe da parlare per una giornata intera, ma la concentro solo in due diapositive. Allora, la plastica purtroppo non si biodegrada, ma si fotodegrada, che è peggio. Cioè, esposta a calore, e va a scomporsi in pezzettini di piccole dimensioni. Il famoso discorso delle bottiglie di plastica esposte al sole, e poi buonanotte, le mettiamo in frigo e andiamo a bere delle microplastiche. In più, quando si fotodegradano, producono delle sostanze che si chiamano ftalati. Questi ftalati si concentrano nei tessuti e non si rimuovono più, fanno proprio da corpo estraneo permanente. In più, cosa succede? Che le microplastiche, proprio perché sono micro, hanno una particolarità, quella di poter trasportare batteri o virus, di rilasciare inquinanti a cui vanno a legarsi, e inoltre vengono ingerite da altri alimenti alimentari, pensate solo ai pesci. Un'altra invece sostanza importante di cui vi accenno sono i FAS, che sono i perfluoroacrilici. Sono composti utilizzati soprattutto in campo industriale, tipo la concia delle pelli, e se non vengono sbaltiti in maniera adeguata vanno a finire nelle falde acquifere. Sono sotto indagine, per carità, però anche questi sembra che vadano a intervenire sul sistema endocrino, soprattutto compromettendo crescita e fertilità, e anche queste sono sostanze assolutamente cancerogene. Non per niente, ve lo dico anche per esperienza personale, sono abbastanza in aumento i tumori proprio della sfera sessuale e del sistema urinario, nei miei testicoli. E molto in aumento il seminoma, soprattutto in età abbastanza giovanile, casi dai 10 ai 18 anni, dati proprio dall'inquinamento di queste sostanze che si chiamano FAS. Cosa possiamo fare noi? Possiamo fare delle piccoli accorgimenti veloci, non sprecare gli alimenti, e fare tutta una serie di cose che vedete qui illustrate, ma sull'acqua soprattutto ridurre lo spreco e soprattutto non fare il riciclo dell'acqua. Vi ringrazio.